Ecco Lina, vedi qua, ad esempio iniziamo già con i prodotti di cui ti stavo parlando prima. Questi sono utili non solo al modellismo, hanno un sacco di altre applicazioni. Ma parliamo direttamente col il capo, possiamo dire così, di tutta questa produzione, l'ideatore che porta avanti questi prodotti. Siamo con Fabrizio Sbrugnera di Linea Secondaria, una linea di articoli per plastici. Ciao Fabrizio, buongiorno. Ciao, ciao Sergio, buongiorno a tutti. Grazie della presentazione. Non sono il capo, sono quello che cerca di portare avanti, come si suol dire, la baracca, no? La baracca che c'è da più di 20 anni, quasi 30. Siamo specializzati nella produzione proprio made in Italy, esclusivamente made in Italy, di tutti quei materiali che servono per addobbare, creare la parte visiva, estetica, finale dei plastici, ma non solo dei plastici ferroviari, anche dei diorami militari, e poi diramiamo in tantissimi altri settori, arrivando fino addirittura alla televisione, cinematografia, modelli per riprese televisive. Ma ad esempio Lina, che è una pittrice, potrebbe anche lei aver bisogno di questi prodotti, no, in teoria? Sì, anche perché una nicchia di settore va anche su quell'arte, cioè sull'arte pittorica. Ci sono dei materiali che vengono usati, come appunto ben saprà Lina, nel suo settore, per creare delle composizioni materiche. Quindi non è semplicemente il classico dipinto piatto, chiamiamolo così, ma comincia ad avere una sua dimensione, quindi diventa appunto una pittura materica. Anche nei presepi, ho visto, anche nei presepi vengono utilizzati questi materiali. Sicuramente, come ho detto prima, divaghiamo in tantissimi ambiti, non solamente nel modellismo, anche nell'industria. Abbiamo fatto anche dei lavori per dei politecnici, ad esempio, per fare degli studi ambientali, quindi si vanno a riprodurre delle zone boschive, fluviali o cose di questo tipo. Quindi tutta la parte contestuale, paesaggistica, insomma, viene risolta con questi materiali, vero? Esatto. Se hai qualche esempio da farci vedere, magari di prodotti particolarmente polivalenti su più ambiti. Allora, in realtà in questa esposizione c'è quello che riguarda questa nicchia di settore, quindi qui stiamo parlando di modellismo vero e proprio. Quindi tutto quello che c'è qua esposto riguarda il modellismo. C'è una piccolissima parte con 2 o 3 prodotti che chiamiamo base, che sono proprio l'essenziale per la partenza, del settore del presepistico, perché anche quello è un settore che non sembra, ma in Italia abbiamo i presepisti più noti a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Non fanno solo i presepi, come si suol dire, da portare nel Vaticano, ma vanno addirittura ad esporre all'estero, come anche nel settore ad esempio delle case bambole. Abbiamo ad esempio delle bravissime realizzatrici che fanno delle miniature straordinarie e lavorano con l'esposizione a Chicago, con l'esposizione a Londra, e sono italiane naturalmente, i nostri clienti. E quindi un orgoglio che i tuoi prodotti vadano così lontano. Certamente. Grazie mille. Grazie davvero. Buona giornata, grazie. Buon lavoro.